che avvenga, è sufficiente che tu dica di sì, una semplice parola. Siamo attrezzati per completare l'operazione chirurgica nel tempo che occorre per raggiungere il ministero. La persona conosciuta con il nome di Shogo Makishima sparirebbe insieme al suo corpo e tu diventeresti all'insaputa di tutti parte di quell'elite che governa questo mondo. Ricorda il medico di Balnibarbi. Di che stai parlando? Dei viaggi di Gulliver, di Swift, nella terza parte. Lemuel Gulliver, dopo aver soggiornato nella città fluttuante di Laputa, si reca a Balnibarbi. Qui incontra un medico che intende rappacificare dei politici entrati in conflitto tra loro. Il tutto attraverso un intervento chirurgico che consiste nel dividere a metà i loro cervelli e poi riattaccarli insieme. In caso di successo, il medico prevede una forma di pensiero armoniosa e misurata. Per chi vive nella convinzione di essere nato per controllare e governare il mondo degli uomini, stando a ciò che scrive Swift, questa sembrerebbe la soluzione più auspicabile. Shogo, sei davvero un genio del sarcasmo. Non sono io il genio, è Swift. Pensavi che finché non mi fossi reso conto di dove mi trovavo, non mi sarei ribellato, ma sei stato ingenuo. Hai parlato di tempo che occorre per raggiungere il ministero, facendomi capire che ci stiamo spostando. Significa che non siamo all'interno del dipartimento e questo facilita un mio tentativo di fuga. Perché? Ero sicuro che avresti capito. Il piacere dell'onnipotenza, la gioia di dominare il mondo! Proprio come Dio in persona. Certo, questo potrebbe farmi sentire bene, ma ergermi a giudice o arbitro non fa per me. È il genere di responsabilità che non mi permette di godere dei miei giochi. Tu non lo sai, ma io amo profondamente questo gioco chiamato vita. E ho intenzione di parteciparvi come giocatore in eterno. Nonostante le tue percezioni divine, hai ancora paura di morire.